Eccoci qua. Altro video, altra corsa. Volevo raccontarvi alcuni episodi che mi succedono ogni tanto, in particolare alcuni mi sono successi lo scorso weekend, con gente strana, con i mezzi di trasporto pubblico e vabbè, un po' di cose varie. E non lo so, io forse perché vedo. Secondo me le cose potrebbero essere molto più semplici. Sono una contorsionista, sono più di qua. Non fateci caso. Fate finta di niente. Forse secondo me le cose, dal mio punto di vista, potrebbero essere tanto semplici, ma evidentemente così semplici, non lo sono. Praticamente cosa succede? Che io, per quanto riguarda mezzi pubblici, prendo più che altro i treni per viaggiare, per andare a Milano da mio ragazzo, e quindi insomma Milano, cioè, zona Milano diciamo, ma in generale per viaggiare, perché comunque molti dei miei amici, con cui sono più legata, stanno in altre regioni, in altre città, e quindi se viaggio, viaggio in treno, insomma, non avendo la macchina. E poi da un certo punto di vista comunque è più conveniente girare, viaggiare in treno, insomma. Però poi quando succedono i casini, i disagi, insomma, ci rimane un po' corta, ci rimane un po' male. E una delle ultime cose, che vabbè era già più o meno successa, è successa appunto lo scorso weekend. Sono arrivata a Lodi con il mio bel trenino. E prenotando tutta l'assistenza, perché comunque insomma una persona con disabilità deve prenotare l'assistenza se comunque non è in grado di scendere dal treno autonomamente, quindi deve prenotare l'assistenza che l'aiuta a scendere dal treno con, a seconda di cui ha bisogno, però normalmente con il carrello elevatore, che è una sorta di pedana, insomma, per chi non lo sapesse, per chi non l'ha mai visto, è una pedana che si avvicina, si alza e si abbassa, si avvicina alla porta del treno, tu sali con la carrozzina e questa scende, insomma, ti fa o salire o scendere dal treno, insomma, una cosa semplicissima. E quindi, insomma, niente, io sono arrivata a Lodi con il mio trenino, assistenza prenotata, tutto quanto, ero partita da Ferrara, sono arrivata a Bologna, poi da Bologna sono ripartita e sono arrivata a Lodi. Arrivo a Lodi e non c'è nessuno dell'assistenza. Nessuno si è presentato, nonostante l'assistenza prenotata, nessuno si è presentato, e quindi se io mi fossi trovata da sola, cosa facevo? Cioè, come scendevo dal treno? Volando? Mettevo su la luce e volavo giù, volavo giù, letteralmente volavo giù. Insomma, se io mi fossi trovata da sola, cosa facevo? Per fortuna c'era il mio ragazzo che mi aspettava giù dal treno, e poi anche dentro al treno c'era comunque il capotreno e tutto quanto. Però non sempre è così, ma comunque a prescindere, cioè, se io viaggio da sola o se viaggio con qualcuno o do qualcuno che mi aspetta alla stazione, voglio dire, se io prenoto un servizio, mi aspetto che quel servizio ci sia. E invece spesso non è così. E questa volta cioè, chi doveva prestare assistenza non si è presentata. Per non so quale motivo, o non è stata avvertita, o non lo so, e non si è semplicemente presentato nessuno. Quindi sono dovuta scendere, insomma, detta molto tranquillamente, detta fuori dai denti, sono dovuta scendere gattonando. E qualcuno ha preso la carrozzina, io sono scesa gattonando e vabbè. Un'altra volta invece, non è successo lo scorso weekend, è successo un'altra volta. Praticamente sono arrivata sempre alla stazione di Lodi e il tizio che doveva farmi scendere, il tizio dell'assistenza che doveva farmi scendere, non aveva preso il carrello elevatore. Pretendeva di farmi scendere a braccio, cioè sostanzialmente di
sollevare me e la carrozzina, oppure sollevare me poi la carrozzina e farmi scendere in questa maniera. Ora, partendo dal presupposto che io le mani addosso non me le faccio mettere da nessuno che non conosco, ma poi voglio dire, cioè, tu con che, cioè, chi ti dà la garanzia che non succeda niente? Se succede qualcosa, di chi è la responsabilità? È tua. Cioè, se io mi faccio del male, la responsabilità è tua. Non so se, cioè, tra l'altro non so neanche se questo tizio avesse come si dice, l'autorizzazione, insomma, per fare una cosa del genere. È praticamente successo che questo qua se n'è uscito dicendo che non poteva prendere il carrello perché c'erano le ruote che non funzionavano bene e quindi non era riuscito a trasportarlo dove c'era il treno, perché praticamente doveva attraversare un binario scendendo e risalendo, portandosi dietro questo macchinario che, voglio dire, è pesante, cioè non è leggero, quindi non è facile da trascinare giù per una discesa sopra dei binari e poi su per un'altra salita. Voglio dire, ok, non è facile, ma comunque, cioè, se è il tuo lavoro, se è quello che devi fare, lo fai, ti fai aiutare da qualcuno e lo fai. Se ti trovi da solo, chiedi a qualcuno se ti può aiutare e lo fai lo stesso. Poi, tra l'altro, avrebbero dovuto comunque essere in due. Normalmente sono sempre in due, cioè io nelle grandi stazioni, Milano, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, nelle grandi stazioni li ho sempre visti in due. Quindi questo qui si è trovato da solo a fare questa cosa e poi ha trovato, secondo me, la scusa di dire che non riusciva perché questa cosa non funzionava e vabbè. Quindi lui pretendeva, insomma, di tirarmi su giù a braccio. Io gli ho detto che non esisteva, proprio no. E quindi anche in quel caso lì, anche quella volta lì, sono scesa gattonando, qualcuno ha tirato giù la mia carrozzina e vabbè. E non lo so, cioè forse perché è una piccola stazione e vabbè, nelle piccole stazioni è difficile vedere una persona in carrozzina, perché comunque una persona in carrozzina lo sa che nelle piccole stazioni le cose funzionano di merda e quindi va nelle grandi stazioni. Ma se uno deve arrivare per forza lì, non ha possibilità di arrivare nelle grandi stazioni. Cioè, se io devo arrivare per forza lì, il servizio ci deve essere. Che sia una volta all'anno, ma quella volta all'anno ci deve essere il servizio. E quindi vabbè, adesso, insomma, questi due episodi mi sono capitati. E vabbè. Poi invece alle altre volte, di solito ci sono sempre due ragazze che sono fantastiche, ridiamo sempre un sacco. Infatti non so se vedranno mai questo video, nel caso lo saluto. E, due ragazze che, insomma, prestano assistenza lì a Lodi e loro sono, insomma, fantastiche. Però, insomma, sono capitati questi due episodi, due o tre episodi e non è piacevole. Non è piacevole per niente. Per cui, cioè, secondo me non sarebbe una cosa tanto difficile. Non sarebbe una cosa tanto difficile prevedere comunque un'assistenza regolare. Capisco che nelle piccole stazioni sia più difficile, però, insomma, io penso che basti un minimo di organizzazione, organizzarsi in maniera diversa, insomma. E poi che altri episodi volevo raccontare? Ah, sì, praticamente io, allora, io non sopporto. Ho una sorta di avversione. Si dice avversione? Vabbè, insomma, non sopporto la gente che quando ha a che fare con una persona disabile non sa come comportarsi. Ora mi diranno tipo che sì, perché è difficile, perché non sai mai chi hai di fronte, non sai come la persona che hai di fronte può reagire, blablabla. Allora io vi dico, cioè, a prescindere da chi avete di fronte, che sia una persona in carrozzina che però è in grado di parlare, di muoversi, come me, o che sia una persona che è in carrozzina e vedete che ha difficoltà a parlare. A prescindere da quello che ha, voi comportatevi esattamente come vorreste che gli altri si comportassero con voi, sì, con voi.
cosa c'è di così difficile? Non lo so, non lo capisco. Io non sopporto la gente che non mi conosce, non ha la minima idea di chi io sia, viene lì e tipo mi... Vabbè, questo lo fanno più che altri vecchi, per fortuna. Viene lì e mi dà le carezzine sulla testa. Oppure viene lì e mi dà i buffetti sulle guance. Ok. Io sono alta 1,10 m, 1,15 m forse, non lo so. Quindi sono piccola di statura. Posso dare l'impressione di essere una bimba, anche se non mi pare di dare l'impressione di essere una bimba. Ma voglio dire, ma quelle manine. Ora io non vi leggo che cosa mi sono appuntata, ve lo dico in maniera un po' più blanda, cioè, voglio dire, ma quelle manine. Ma mettitele dove non batte il sole. Sinceramente, cioè, non mi conosci, ma non... Cos'è tutta sta confidenza? Ma cosa vuoi? Ma chi sei? Cioè, a me piace il contatto fisico tra le persone, per carità, ma mi piace quando siamo amici, quando io conosco la persona con cui ho a che fare. Non che uno arriva lì dal nulla e mi fa le carezzine sulla testa, mi dà i buffetti sulle guance, che cazzo ne so, cioè, fa tutte queste cose. Ma cosa vuoi? Cioè, io sinceramente, se fossi alta, non mi permetterei mai, forse perché ora, cioè, ragiono, insomma, con una mentalità diversa, non lo so. Però se io fossi alta, non mi sognerei mai di andare da un'altra persona, alta anch'essa, a dargli i buffetti sulla testa o fare altre robe. Cioè, ma no. Poi un'altra cosa che non sopporto è la gente che magari, cioè, non so, vede una persona in carrozzina che fa fatica a parlare o che è, e dà per scontato che sta persona non sia, in, sia una povera mentecatta che non è in grado di capire e quindi va lì e gli parla in maniera, cioè, come si parla ai bambini, tipo, che ne so. Ah, ma come sei bella! Ah, ma che bello quel vestito! Ah, ma lo vuoi un pezzo di torta? Lo vuoi? Oh, ma come sei carina! Cioè, tutte cose così. Se lo fanno a me, sinceramente, mi viene a prenderli a badilate sui denti. Qui vige lo stesso ragionamento, cioè se non sai come comportarti, comportati come vorresti che gli altri facessero con te. E non penso che a una di 40 anni, se io vado lì e gli faccio gigi, gugugu, vuoi, come sei bellina, non penso che gli faccia piacere. Cioè, essere trattata come una deficiente. E voglio dire, evitate di fare ste moine, ma no, anche no. Poi, oggi va così, cioè, sono in vena di sfogarmi un po'. E poi, vabbè, sono successi un paio di episodi proprio. Cioè, alla fine sono cagate, perché me lo dico da sola, continuo a ripeterlo, che alla fine sono cagate. Però, insomma, sono cagate che, se si ripetono comunque molte volte, insomma, alla fine danno fastidio. E praticamente cosa è successo? Eravamo io e Luca, il mio ragazzo, e stavamo, allora la prima volta siamo andati, sono andata in un negozio, ho comprato un paio di vestiti, vestitini, insomma, due cavolate, e vado alla cassa, cioè eravamo di fianco io e lui, e do i soldi, io do i soldi alla tizia, mi stava facendo il conto. Io do i soldi a lei e lei dà il resto a lui. E io sono rimasta così. E vabbè, voglio dire, se sono io a darti i soldi, pago io, i vestiti sono miei, perché devi dare i soldi a qualcun altro? Che fosse lui, che fosse mia madre, che fosse chiunque altro. Ti pago io, dai i soldi a me. E no, e vabbè, questa ha dato i soldi a lui, senza considerare me.
Poi, vabbè, un altro tizio invece, stavamo prendendo del gelato, una vaschetta di gelato, e ho pagato io, e quindi vado per dare i soldi alla tizia. Lei, spaesata, guarda lui e gli fa: va bene se paga lei? O qualcosa del genere, adesso non mi ricordo. Che cazzo vuol dire va bene se paga lei? Ma io sono una deficiente, non posso pagare. Ce li ho i soldi, ti sto pagando. Ma cosa ti... Non lo so. Insomma, alla fine, cioè, io l'ho guardato. Alcune cose, alcune reazioni ce le ho anche, ce le ho involontariamente, insomma. L'ho guardata e gli faccio: sì, va bene se pago io. Lei deve aver percepito qualcosa, è rimasta un po' così e ha preso i soldi e vabbè. Però, cioè, sono episodi che, sì, insomma, ripeto, alla fine sono delle cavolate. Però sono cavolate che, insomma, a lungo andare scocciano e danno fastidio. Danno fastidio perché comunque sembra che la gente non abbia considerazione di te. Cioè, sembra che la gente ti consideri... Oh, mi stavo soffocando. Ti consideri una povera demente. Cioè, anche se vede che magari, che ne so, tu vai per i fatti tuoi, parli, ridi, scherzi, però nel momento in cui ha a che fare la gente, determinata gente ha a che fare con te, cambia faccia, è come se cambiasse faccia e si sente in diritto di trattarti come una povera demente. E non lo trovo corretto, non lo trovo giusto, e personalmente proprio non lo concepisco. E quindi ripetiamo lo stesso concetto. Incontrate una persona con disabilità, non sapete che tipo di problematiche ha, se è in grado di parlare, se non è in grado di parlare, se riesce a capire cosa gli dite, se purtroppo non è in grado di capire cosa gli state dicendo. Non trattateli con sufficienza, non trattateli con compassione, semplicemente comportatevi come vorreste che gli altri si comportassero con voi. Così siete tranquilli e di certo fate capire all'altra persona che comunque la rispettate. Basta, cioè, non mi sembra una cosa tanto difficile da capire. E nulla, detto questo, vi risaluto e ci vediamo in un altro video.